Il derby tra Montegiorgio e Porto d'Ascoli caratterizza la decima giornata di Serie D Girone F. Padroni di casa in cerca di riscatto dopo la beffarda sconfitta sul campo del Trastevere, capolista del girone. Gli uomini di De Angelis sono chiamati a risolvere i problemi di sterilità dell'attacco, il meno prolifico dell'intero raggruppamento, per migliorare una posizione di classifica non certo rassicurante. Anche il Porto d'Ascoli di Ciampelli naviga in acque agitate dopo un folgorante avvio di stagione, 11 punti nelle prime 5 gare. I rivieraschi hanno raccolto solo 2 punti in 4 partite, 2 soli gol realizzati, ben 6 subiti. De Angelis propone il tridente d'attacco con Perpepai, Cardoni e Tenkorang, panchina per Misin e Albanesi, non ancora al top della condizione. Ospiti con nomi altisonanti in avanti, dall'estro di Napolano alla fisicità di Fall, passando per Spagna, ex di turno, che decise dal dischetto in pieno recupero. Lo scontro diretto del 24 ottobre 2021, terminato 2-1 per il Montegiorgio, dirige Andrian Belo della sezione di Roma 1. Al terzo Cardoni dalla destra disegna una traiettoria interessante sul secondo palo, Tenkorang non riesce ad indirizzare il colpo di testa. Al 14esimo Perpepai cerca di sorprendere testa con una conclusione improvvisa, palla fuori. Replica del Porto d'Ascoli al 21esimo, Spagna mette in area un pallone velenoso, Morganti spazza in angolo dopo un'uscita non definitiva di Forconesi. Al 29esimo passa l'acqua sugli sviluppi di un calcio piazzato, cerca il tiro di precisione ma non inquadra la porta. Ancora ospiti pericolosi al 33esimo, Napolano dalla sinistra architetta uno schema ingegnoso sul secondo palo, Spagna in scivolata rimette in mezzo, ma la difesa del Montegiorgio riesce a scongiurare il pericolo. A 2 minuti dall'intervallo uno strano tiro cross di Cardoni per poco non sorprende testa, apparso disorientato nella circostanza. Squadre al riposo sullo 0-0, il Montegiorgio punta sulla solidità della fase difensiva ma produce poco nulla in avanti. Il Porto d'Ascoli punge più che altro su situazioni estemporanee di palla inattiva. In avvio di ripresa ospiti pericolosissimi, dopo appena un minuto Pietro Paolo resiste alla scivolata di Diop e scarica per Rossi che conclude di prima intenzione, prodigiosa la risposta di Forconesi con il prezioso ausilio della traversa. Al quarto su angolo dalla destra Diop stacca in beata solitudine ma non trova incredibilmente la porta da distanza ravvicinata. De Angelis richiama Perpepai e inserisce Pampano come esterno sinistro d'attacco. Tenkorang lavora in questa fase da prima punta. Al quarto d'ora colpo di testa di Spagna che non impensierisce Forconesi. 4 minuti più avanti replica del Montegiorgio con il neo entrato Zancocchi a testa blocca senza troppe difficoltà. Cresce decisamente il numero di conclusioni rispetto al primo tempo, al 21esimo Napolano su punizione cerca la porta da posizione decentrata, Forconesi non si fa sorprendere. De Angelis gioca la carta Albanesi per un opaco Tenkorang, al 33esimo percussione di Morganti che semina lo scompiglio in area rivierasca, testa si salva con un colpo di reni subendo nel contempo anche una carica fallosa. Al 39esimo Fall sfila alle spalle del diretto marcatore ma il colpo di testa non è preciso, il Montegiorgio corre comunque un brivido. Nell'ultimo dei 5 minuti di recupero succede un po' di tutto, tiro a botta sicura di Pacchioli respinto sul ribaltamento di fronte, Albanesi non riesce a concludere e si becca anche un giallo per simulazione. Finisce 0-0, un pari frutto delle difficoltà che le due squadre stanno incontrando in questa fase della stagione, soprattutto in fase di costruzione e realizzazione. Il dopo partita riserva un'amara sorpresa, il tecnico del Montegiorgio De Angelis, visibilmente commosso, rassegna le dimissioni per motivi di salute che gli impediscono almeno temporaneamente l'attività lavorativa. Auguriamo a Mister De Angelis un pronto ritorno sui campi da gioco. È stata la mia ultima panchina qui a Montegiorgio, almeno per adesso, perché ho dei problemi che non mi permettono a stare al campo per un periodo. La società già sapeva tutto da giovedì, problemi che non mi avete parlare qui. Per un periodo più o meno lungo non posso stare in panchina e quindi giustamente mi hanno detto che c'è bisogno di un allenatore per una squadra giovane, mi sarei dovuto assentare per una bella fetta dei giorni e quindi sapevano tutti i ragazzi, sapevano tutto, non è una questione di classifica perché la squadra è in linea con i programmi, anzi la squadra giovanissima che ha combattuto la pari con tutti, quindi è proprio dei problemi miei personali che non mi permettono per un po' di continuare, quindi la società probabilmente prenderà altre strade e d'altronde ci siamo trovati bene, io credo di aver fatto un buon lavoro, i ragazzi ribadisco sono orgogliosi di averli allenati tutti,
dal 24 luglio. Sarò il loro primo tifoso, però per un po' bisogna stare un po' fuori, problemi miei. D'altronde lascio mio figlio qui, quindi non è una sistemazione, non è un litigio, è una scelta che ho bisogno io personalmente. E mamma, non ti preoccupare, perché mia mamma vede l'intervista. Grazie di tutto. È stata una partita molto complicata, molto combattuta, e siamo riusciti a portare punti a casa e siamo contenti del risultato. Partita direi equilibrata, dove abbiamo avuto il possesso forse un po' più noi, senza creare tantissimo, perché Montesorgio è una squadra che sa difendersi bene, è una squadra che quando riparte ha tanti giocatori che possono far male, e noi abbiamo fatto, credo, una buona partita. Ci è mancato di andare avanti, di mettere il muso avanti, però venire a Montesorgio e fare questo tipo di prestazioni per me è un grandissimo valore. Ho visto una squadra che oggi ha voluto il risultato, poi chiaramente il risultato tutti vorremmo la vittoria, ma quando non viene bisogna dare continuità, e dopo aver fatto un risultato positivo e uno negativo, ricominciamo a metterne due in fila di positivi, e questo è un merito di questa squadra. È una settimana comunque difficile, perché San Benedettese, partita di Coppa Italia con il Pineto, che ci ha lasciato il rammarico, perché dobbiamo dirlo e dobbiamo dircelo, e oggi questa trasferta contro una squadra che domenica avrebbe meritato di vincere a Trastevere. Era una settimana complicata e ne siamo usciti bene.